Buongiorno a tutti, il mio nome è Enrico Sassoni, sono un ricercatore cosiddetto a tempo determinato di tipo senior presso l'Università di Bologna. Alla scuola Pula tratterà di materiali innovativi per la conservazione dei substrati lapidei. Questo è un tema molto importante poiché, come saprete, gran parte del patrimonio culturale storico è fatto di pietre e purtroppo al momento non ci sono disponibili trattamenti che siano soddisfacenti, diciamo, a 360 gradi per la conservazione di questi substrati molto preziosi. Per questo motivo c'è molto fermento nel mondo della ricerca e anche nel mondo, diciamo, del mercato dei prodotti per il consolidamento, per lo sviluppo di nuovi materiali, nuove soluzioni che offrano appunto un comportamento migliore rispetto a ciò che è attualmente disponibile. Questo raggiungimento di caratteristiche migliorate è stato recentemente percorso attraverso varie strade, quale la riduzione alla nanoscala, pensiamo ad esempio alle nanocalci, piuttosto che lo sviluppo di trattamenti completamente nuovi come gli alcossidi di calcio. E io stesso e il gruppo in cui lavoro, negli ultimi ormai 10 anni, abbiamo lavorato, stiamo mettendo a punto un nuovo trattamento a base di fosfati, soluzioni fosfatiche per la conservazione della pietra. Il mio intervento descriverà quindi gli ultimi sviluppi su questo fronte, diciamo, con particolare enfasi appunto su questo trattamento a base di fosfati. Questo trattamento è molto promettente, noi stessi l'abbiamo testato anche in vari casi reali, incluso una statua nella Reggia di Versailles, e quindi diciamo che le prospettive sono molto promettenti e penso di interesse sia nel mondo della ricerca sia nel mondo appunto della pratica della conservazione dei beni culturali. Tutto questo è confermato anche dall'interesse che a livello europeo, diciamo, viene dimostrato nei confronti di questo settore. Infatti sono stati diversi progetti di ricerca finanziati appunto dalla comunità europea per lo sviluppo di questi nuovi materiali. Quindi ci vediamo a Pula dal 4 al 7 giugno per trattare di questi argomenti. Grazie.